Un grande onore avere oggi con noi il presidente dell'Asso Allenatori, mister Olivieri. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mister, è stato un piacere vederla alla manifestazione Football Leader. Salutiamo i nostri colleghi, dove è sempre presente. È un piacere ancora una volta averla qui in collegamento con noi ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live. Mister, partiamo da un giudizio, un commento tecnico, generale su quello che è il lavoro che la sta occupando maggiormente in questi giorni. Me ne parlava anche proprio in quella manifestazione, se magari potremmo fare una breve panoramica. Ma il lavoro da parte nostra, come sì, da sì, sì, allenatori. Certo. Ovviamente, mister. Noi siamo impegnati sul territorio a cercare di dare una mano al miglioramento del calcio italiano. Noi abbiamo fatto questa scelta politica in questo momento particolare di non schierarci. Secondo noi il commissario ha fatto buone cose. L'ultima cosa che ha fatto è riproporre l'obbligatorietà per i degli allenatori in tutte le categorie, e quindi noi speriamo che le cose vadano avanti così. Presidente, allora, ci sono però tante questioni che in questo momento toccano l'Asso Allenatori. Una di queste è la tutela di alcuni allenatori che potrebbero vivere un periodo delicato. Lei ha una vicinanza particolare, anche ideale, con Maurizio Sarri. Non stiamo certamente a raccontare. Ma io sono amico di Maurizio Sarri. Esatto. Poi ognuno fa i contratti di lavoro che fa, e i contratti di lavoro sono liberi, e le clausole che mettono poi ne rispondono loro. Ma come Asso Allenatori potete fare qualcosa? Perché in questo momento Sarri è un po' imbrigliato da questo contratto. Bisogna sapere quello che è stato scritto nell'accordo tra Sarri e il Napoli. Ieri ci diceva l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, proprio a questi microfoni, se De Laurentiis vuol chiedere per questa stagione 150 milioni per Maurizio Sarri, è liberissimo di farlo e nessuno gli può dire no, non lo puoi fare. E De Laurentiis può anche tenere fermo Maurizio Sarri. È uno scenario che secondo lei è possibile? Glielo chiedo da presidente dell'associazione che tutela gli allenatori. È possibile, ripeto, bisogna vedere come è stato fatto il contratto. Immagino che Sarri da amico abbia chiesto anche qualche consiglio. In un contratto dove non ci sono clausole non sarebbe possibile, però bisognerebbe entrare all'interno del contratto. Ecco, io questo non lo conosco e non lo so. Sarri non gliene ha mai parlato di questo contratto? No. Non lo so. Lei come percepisce questa situazione? Deve prevalere non il buonsenso? Non lo so, perché... No, dico, lei farebbe prevalere il buonsenso? Bisogna immagino. Leggere il contratto. Se non leggo il contratto e parlo di aria fritta. Capisco. E non mi garba. Quindi mister, per lei, per me nonostante, come dire, sia il presidente dell'Asso Allenatori, è sempre un allenatore, so. Quindi siccome, la chiamo mister. Ascoltate, sì. L'allenatore poi mette le clausole che vuole sul contratto. Io non so che clausole sono state messe. C'è questa famosa clausola di 8 milioni. Eh? C'è questa famosa clausola di 8 milioni che però torna a valere dopo questa sessione di mercato, cioè fino al termine di questa sessione di mercato non c'è la possibilità. Io non faccio l'avvocato, certo, su queste clausole io non sono un esperto, secondo me le vedranno i legali. Quindi potrebbe finire tra virgolette. Non lo so. Certo. Io avevo più che altro una curiosità che volevo rivolgere appunto al presidente. Quelli che erano stati, insomma, visti gli scenari in questo anno introduttivo della VAR, quali sono state le sensazioni degli allenatori di questo nuovo mezzo che è stato appunto... Secondo me positive, da parte di tutti. E quindi è uno strumento che deve continuare ad essere valorizzato. Secondo me sì.
Ci sono anche delle cose da migliorare, tipo i criteri. Ma è una cosa che riguarda, non riguarda noi, ma riguarda gli arbitri. Riguarda gli arbitri. Presidente, quindi, lei sostiene... Come può dire quello che c'è da migliorare e quello che non c'è da migliorare? Presidente, lei è tra quelli che sostengono che Fabbricini sta svolgendo un buon lavoro da commissario e che è giusto che continui? Dal nostro punto di vista sì, dal nostro punto di vista ha fatto un ottimo lavoro. Quindi, Lei è uno di quelli che pensa che è giusto che Fabbricini vada avanti? A oggi ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto più lui in 3 mesi di quanto si è voluto 20 anni. Quindi... Deve restare. Mister, tornando al punto di vista tecnico, un giudizio ovviamente su quello che può essere l'impatto di un allenatore come Ancelotti al Napoli? Che idea si è fatta? Un allenatore come? Ancelotti al Napoli, che idea si è fatta? È uno dei migliori allenatori d'Europa, che idea mi devo fare? Insomma, credo che farà grandi cose. Certo, un allenatore è un grande allenatore se poi ha grandi giocatori. È questo un po' è il punto nodale. Andiamo avanti. Va bene. Presidente, la bisogna ringraziamo. Ci saluti, ragazzi, ho impegni io. Perfetto, grazie, la ringraziamo. Grazie. Arrivederci. Grazie al presidente dell'Asso Allenatori Renzo Olivieri.